Alleluia, grazie Padre, nel nome di Gesù. Oh, gloria al tuo nome, Padre, siamo qua nella tua presenza, la tua presenza mirabile. Alleluia, fa risplendere la tua luce, Signore, questa mattina. Signore, metti ancora il tuo volto, alleluia, nel nostro volto, la luce che risplende nelle tenebre. Falla risplendere ancora in ognuno di noi, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Vogliamo quella luce che risplende nei cuori. Benedici, Signore, tutti i fratelli e le sorelle. Signore, ti prego ancora, mandi una fresca unzione nella nostra vita, Padre. Alleluia, ancora, mandi quelle forze, Signore, che ci portano al monte Horeb. Alleluia, nel nome di Gesù. Cibaci quel cibo che ci porta al monte Horeb, Padre. Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Alleluia, parla ai nostri cuori. Parla al cuore di mio fratello. Parla, Signore, ai nostri cuori. Signore, ho bisogno di te. Alleluia, Signore, fortifica il debole. Rialza chi è caduto, chi è scivolato, Signore, che la tua mano lo raggiunga potentemente, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, grazie, Padre. Oh, peccata batoro moro corevere, serevere, che da la baracca roba, serevere, verevere, simile, alleluia, nel nome di Gesù. Ho bisogno di te, Padre. Riempici, Signore, di costanza, riempici di forza. Alleluia, Signore, ti prego, fa risplendere, Signore, il tuo Santo Spirito ancora nei nostri volti, nei nostri cuori, Signore, espanda il tuo Spirito nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Oh, re, be, 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 be. Alleluia, gloria al Signore. Amen. Risuscitò che te rebere soriaca. Alleluia, nel nome di Gesù. Signore, ancora parla ai nostri cuori, parla al cuore di mio fratello, Signore, al cuore di mia sorella, in questo messaggio che tu mi hai dato, per la tua gloria, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Signore, ancora edificaci nell'ascoltare i cantici spirituali, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Benedici tutti quanti noi, Signore, nella tua presenza. Vogliamo stare, Signore, vogliamo giubilare nella tua presenza, Signore, vogliamo rallegrarci alla tua presenza, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen. Oh, bravo, bravo, bravo. Sorella, il Signore, prega il Signore, alleluia. Oh, re, be, zacoto robotorei. Alleluia, grazie, Padre. Amen, alleluia, oh, gloria, alleluia. Grazie, Padre. Vogliamo stare alla tua presenza, Padre. Vogliamo rimanere alla tua presenza, Signore. Alleluia, la tua presenza è la mia gioia, la tua presenza è la mia casa. Alleluia, nel nome di Gesù. Oh, rabatere bene, sei mia tocca, tenebe, scere bene, chia. Alleluia, Signore, ti prego. Alleluia, spandi il tuo amore in ogni luogo. Spandi la tua salvezza in ogni luogo, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia. Oh, rabatere bene, sere bene, che. Alleluia, nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Oh, rabakita laba. Grazie, Padre. Presenza, senti lei, scendo in profondità.
Amen. Grazie, Padre. Oh, grebere satabatori. Alleluia, ricevi l'onore questa mattina, ricevi la gloria dovuta al tuo nome santo. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia, oh Messia, re dei re. Alleluia, grazie Padre. Alleluia, alleluia, gloria. Dove fuggirò dal tuo cospetto? Dove venirò? Grazie Padre, vogliamo rimanere alla tua presenza. Vogliamo rimanere nello Spirito, alleluia, vogliamo lodare, alleluia, a te, Signore, vogliamo innalzare solo il tuo nome, che è degno di ogni lode, che è degno di essere glorificato, d'ogni persona, alleluia, d'ogni uomo, d'ogni creatura, Signore, nel nome di Gesù. Signore, aiutaci, liberaci dal nemico, liberaci dal peccato, liberaci, Signore, dalle paure. Liberaci da quei pensieri negativi. Liberaci, Signore, da ogni, Signore, spirito che va contro la tua volontà. Sia seccato nel nome di Gesù. Dai forza, mio fratello. Alleluia. Amen. Grazie, Padre. Sostieni, mio fratello. Riempilo, Signore. Riempi, alleluia, i miei fratelli che stanno ascoltando. Alleluia, in questo istante, dai pace, dai amore, Signore. In questo istante che lo Spirito Santo scende su di te, fratello. Che lo Spirito Santo riempi la tua casa. Che lo Spirito Santo ti riempie, alleluia. Nel nome di Gesù, ricevi da parte del Signore. Ricevi lo Spirito Santo, ricevi il battesimo col fuoco. Alleluia, ricevi il riempimento. Alleluia, ricevi il rinnovamento dello spirito, della mente. Alleluia, da parte del Signore. Alleluia, prendi nuove forze. Combatti il buon combattimento. Combatti, gloria a Dio. Non temere, ti dice il Signore. Alleluia, rabatele per suria candalaba. Ishababababaruka rabaserbe corei. Alleluia, grazie Padre. Oh, glebere sandorebia. Alleluia, grazie Padre. Nel nome di Gesù. Ci umiliamo sotto la tua potenza, Signore. Alleluia, 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 alleluia. Grazie Signore per la tua presenza. Nel nome di Gesù. Amen, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, grazie Padre, guidami Spirito Santo a fare la tua volontà. Oh, re, alleluia, prendi nuove forze, sorella. Gloria a Dio, prendi, fratello, gloria a Dio, nuove forze da parte del Signore. Amen, nel nome di Gesù. Alleluia, vogliamo rimanere nello Spirito, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Non dammi, grazie Padre, guidami, Spirito Santo, diglielo, guidami Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, senza te. Senza te non vivo più. Alleluia. Oh, rabatele per sabaturia, carabatele per scia. Vieni e prendimi per mano. Senza te.
Salvami, Spirito Santo, inondami, riempi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, c'è un bisogno. Gesù, guida i miei fratelli, Signore, guida le mie sorelle, Signore, nella retta via, nella via giusta, Padre, nel nome di Gesù Cristo, Signore, guida Tu, Signore, i nostri passi, Signore, che lo Spirito Santo prenda il controllo, Signore, delle nostre vite, governi Tu, Signore, alleluia, la mia vita, governi Tu le nostre case, governi Tu, Signore, le nostre famiglie, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, Padre, alleluia, Tu sei la nostra guida fino alla morte, alleluia, nel nome di Gesù, oh, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, oh, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, grazie, Padre, nel nome di Gesù, alleluia, oh, gloria al Signore, gloria al nome di Gesù Cristo, vogliamo rimanere nella presenza del Signore, cari fratelli, gloria a Dio per edificarci, fratelli e sorelle, per trasformarci, amen. Quando siamo alla presenza del Signore, tutto si trasforma, fratelli, amen. Vogliamo ascoltare altri cantici per la gloria del Signore, poi passiamo alla lettura per la gloria del Signore. Alleluia, grazie Padre, oh gloria al Signore, alleluia, grazie Padre, nel nome di Gesù, amen, grazie Padre, grazie Signore, amen, benedici i miei fratelli, le mie sorelle, sostienili, rafforzali, guidali, nel potente nome di Gesù. Quando soffia il vento, amen, grazie Padre, soffia su di noi, soffia la tua potenza su di noi, Padre, nel nome di Gesù, gloria al nome del Signore, alleluia, oh bacatobotoria, irrabara, in questo cammino sei Tu la mia guida,
Amen. La tua parola è luce nel mio cuore. Luce nel cuore, Gesù. Tu sei tutto, la mia vita, sei rifugio, tu sei puro, grazie Padre. Sei la mia casa, Gesù. Sei rifugio più sicuro, sei fedele, Gesù, il mio sostegno. Amen. Sì, Padre, tu sei il nostro sostegno. Alleluia, grazie Gesù. Alleluia, fai risplendere la tua luce nelle tenebre. Alleluia. Oh, bacata batoro borosore mia. Oh, gloria al nome del Signore. In tua presenza. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In questo cammino sei tu la mia guida. La tua parola è luce nel mio cuore. Amen. Grazie per la tua luce che ancora questa mattina risplende nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Grazie. La tua presenza è la mia casa. Alleluia. Oh, rababababaita. Oh, rababashokoroborosuria. Alleluia. Grazie Padre. Voglio confidare anche nelle avversità, quando mi buio intorno a me, mai lascerò la tua mano, la tua parola è la mia luce. Gesù, a te la gloria, tu sei il mio rifugio, Padre. Amen. Gloria. Sei tutta la mia vita, Gesù. Amen. Amen. Grazie, Padre. Alleluia. Amen. Alleluia. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù, guidaci. Amen. Gloria al nome del Signore. Carissimi, amati e fratelli e sorelle, il Signore ci benedica a tutti quanti noi. Vi saluto nell'amore del Signore a tutti quanti voi che siete in diretta, che ascoltate queste dirette per l'edificazione spirituale. Amen. Gloria al nome del Signore. Fratelli e sorelle, andiamo avanti nel nome del Signore, al di là prove, sofferenze, battaglie, ma Gesù è con noi. Amen. Alleluia. Non permettere, sorella, alleluia, che la tua situazione ti tolga la gioia del Signore che è nella tua vita. Amen. Fratelli, non permettiamo che le tribolazioni ci tolgono la pace del Signore, fratelli. Né altezza e né profondità ci potranno separare dall'amore di Cristo. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Il Signore benedica tutti quanti voi, fratelli e sorelle. Vogliamo leggere qualche versetto nel libro dei Salmi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria al nome di Gesù. Dio vi benedica tutti quanti voi che siete in diretta. Vi saluto ancora nella pace, nell'amore, nella gioia dello Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo leggere un salmo, fratelli? Gloria a Dio. Leggiamo il capitolo 109. Amen. Il tema,
Gloria a Dio che trovo nella Bibbia scritto preghiera a Dio perché faccia vendetta sugli empi. Amen. Gloria al nome del Signore. Forse qualcuno potrebbe essere nelle sofferenze a causa della giustizia di questo mondo. Purtroppo sapete anche voi, fratelli e sorelle, io ho mio papà in carcere per non aver commesso i reati, fratelli e sorelle, si trova sbagliatamente in carcere, tuttora si trova in carcere. Vi apro questa parentesi per, gloria a Dio, comprendere questa meditazione che il Signore mi ha dato questa mattina. Mi fece pensare a mio papà che è in carcere, che gli hanno fatto guerra per senza motivo, fratelli. Il Signore sa ogni cosa. Lui è in carcere per senza motivo, purtroppo sbagliatamente. Quell'altro giorno ha fatto un processo, grazie a Dio è andato bene, il Signore l'ha difeso, alleluia, ha fatto un processo, è uscito assolto per non aver commesso il reato, fratelli, è tuttora ancora in carcere. Purtroppo è ancora in carcere, che il Signore presto lo libera. A Dio piacendo uscirà come il Signore vuole in questi giorni. E io meditavo su questo versetto, gloria al nome di Gesù Cristo, che dice, gloria, vogliamo leggere assieme? Voglio leggere con voi, fratelli, questo versetto. Amen. Il versetto, leggiamolo tutto il capitolo, come ci guida il Signore. Amen. Leggiamo 7-8 capitoli, fratelli, di questo Salmo 109. Gloria a Dio, forse qualcuno di voi si trova in qualche situazione non buona, in qualche situazione sofferente, ma sappi, gloria a Dio, che l'Eterno combatterà per noi e noi staremo tranquilli. Amen. Gloria al nome di Gesù. Vogliamo leggere, fratelli, gloria a Dio, questo capitolo, Salmo 109, aprite le vostre Bibbie per la gloria del Signore. Alleluia, è scritto così: O Dio della mia lode, non tacere, perché la bocca dell'empio e la bocca di frode si sono aperte contro di me e hanno parlato contro di me con una lingua bugiarda, che il Signore sgridi la lingua bugiarda. Amen. Mi hanno assalito con parole di odio e mi hanno fatto guerra senza motivo. Amen. Signore, alleluia, oh gloria. Mi hanno assalito con parole di odio e mi hanno fatto guerra senza motivo. In cambio del mio amore mi accusano, ma io faccio ricorso alla preghiera. Alleluia! Oh Rebebe Shikrai! Alleluia! Oh gloria al Signore! Tu devi fare ricorso alla preghiera, sorella, tu devi pregare, gloria a Dio. Non abbatterti più in quella situazione dove ti trovi, tu devi pregare. Amen. Tu devi far conoscere al Signore la tua situazione, anche se il Signore la conosce. Amen. Oh, alleluia. Il Signore conosce la tua situazione, ma tu devi, alleluia, implorare il Signore, devi pregare il Signore, devi fare ricorso alla preghiera. Alleluia, Signore, aiutaci. Amen. Versetto 5: Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore. Stabilisci un uomo malvagio su di lui e un accusatore stia alla sua destra. Quando sarò giudicato, fa che sia trovato colpevole e la sua preghiera diventi peccato. Siano pochi i suoi giorni e un altro prenda il suo ufficio, che il Signore sgridi. I suoi figli rimangono orfani e la sua moglie vedova. Siano i suoi figli vagabondi e mendicanti e cerchino cibo lontano dalle loro case in rovina.
L'ursario si prende tutti i suoi averi e gli estranei lo derubino del frutto delle sue fatiche. Nessuno usi con lui misericordia e nessuno abbi pietà dei suoi orfani. Se la sua discendenza distrutta nella generazione successiva, se il loro nome cancellato, se l'iniquità dei suoi padri ricordata davanti all'Eterno e il peccato di sua madre non sia cancellato, se hanno i loro peccati sempre davanti all'Eterno affinché egli faccia sparire dalla terra il loro ricordo, poiché egli non si è ricordato di usare misericordia, mi ha perseguitato il povero, il bisognoso, e che aveva il cuore rotto fino a farli morire. Versetto 17. Poiché ha amato la maledizione, ricada essa su di lui, e poiché non si è compiaciuto nella benedizione, si allontani essi da lui. Poiché si è coperto di maledizione, come di un vestito, entri esse come acqua nel suo corpo e come olio nelle sue mossa. Sa per lui come un vestito che lo copre e come una cintura che lo lega per sempre. Nel nome di Gesù. Sì, Signore, lega il demonio. Lega Satana nel nome di Gesù. Signore, lega il divoratore. Signore, distruggi. Signore, il divoratore nel nome di Gesù. Alleluia. Versetto 20. Sia questo da parte dell'Eterno la ricompensa per i miei avversari e per quelli che parlano male contro di me. Ma tu, o Eterno, Signore, opera a mio favore per amore del tuo nome, liberami, poiché la tua benignità è buona. Amen. Poiché io sono povero e bisognoso, e il mio cuore è ferito dentro di me. Amen. Fin qui, fratelli e sorelle, mi fermo qua. Gloria a Dio, non vado avanti. Alleluia. Come dicevo, fratelli e sorelle, mio papà purtroppo si trova in carcere sbagliatamente. Lui è un servo di Dio convertito da 3-4 anni, fratelli, convertito, ha dato la sua vita al Signore. Nella vecchia vita lui era un delinquente. Lui, fratelli, era perso, ma grazie a Dio il Signore si usò di me di portare la luce nel suo cuore. Amen. Tramite il Vangelo gli regalai una Bibbia e lui tramite la Bibbia conobbe la verità e la verità l'ha liberato. Gloria a Dio. Dopo un paio di anni, fratelli, lui si è trovato in carcere, che tuttora si trova in carcere. Gloria al nome di Gesù Cristo, ma per noi, fratelli, è un onore. Amen. Per noi è un onore che siamo perseguitati. Amen. Quanto di voi siete d'accordo? Amen. Quanto di voi siete d'accordo a questo messaggio che per noi è un onore essere perseguitati? Fratelli, gli apostoli furono messi in carcere anche loro per senza motivo. Furono abbattuti, picchiati, sputati. A Gesù lo sputarono in faccia. Fratelli e sorelle, perciò vogliamo comprendere che per noi è un onore. Alleluia, oh Revi, alleluia, oh gloria al Signore. Fratelli e sorelle, non temere la tua situazione, ma glorifica il Signore. Alleluia, glorifica il Signore nella tua vita, nella tua casa, nella tua bocca, che ci sia sempre la lode. Alleluia, fratelli, il salmista diceva al Salmo 33, gloria al nome del Signore, esultate, o giusti, nell'Eterno, la lode si addice agli uomini retti. Amen. Perciò se tu sei una donna di Dio, la tua situazione, amen, gloria a Dio, se tu sei un fratello, un vero fratello, una vera sorella, alleluia, la tua situazione cambierà e tu griderai di gioia. Amen. Come dicevo, che situazione ti trovi, sorella? Fratello, in che situazione ti trovi? Non preoccuparti,
Il Signore ti difenderà. A volte trapassiamo i deserti, fratelli, a volte vediamo tutto tenebre. Ma Signore, dove sei? Signore, perché a me mi capita questo? Perché il Signore mi manda questo a me? Perché, Signore, mi capita tutto questo a me? È perché sei un vero servo di Dio. Perché sei una vera serva di Dio. Sei un vero cristiano. Alleluia! Oh, gloria al Signore, perché sei, alleluia, amato da Dio. Amen. Fratelli e sorelle, io questo lo dico sempre. Amen. Lo dico sempre. Il Vangelo è sofferenze. Fuggite da quei pastori che vi predicano solo grazie. Grazia, scusate. Fuggite da quei pastori che vi predicano solo grazia. Fratelli, il vero Vangelo è sofferenza, amati nel Signore. Il vero Vangelo, fratelli, alleluia, è attraversare i deserti, alleluia, è vedere, fratelli e sorelle, le sofferenze. Vediamo gli apostoli come soffrivano, fratelli. Vediamo che l'apostolo Paolo, fratelli, era perseguitato. Amati nel Signore, vediamo l'apostolo Pietro che fu in carcere, Giovanni Battista che hanno tagliato la testa, gli altri apostoli che morirono per il nome del Signore. Perciò, fratelli, questo ci può essere anche per noi, che siamo agli ultimi tempi. Gloria a Dio. Questo può accadere a ognuno di noi. Amati del Signore, ma grazie a Dio, alleluia, grazie al Signore che, fratelli, siamo qua in vita. Gli apostoli furono messi a morte. Ah, barruca tabai, grazie Signore, alleluia. E perciò grazie al Signore, fratelli, che ancora siamo in vita. Alleluia, grazie al Signore che ancora siamo vicino alle nostre mogli, vicino ai nostri mariti, perché, fratelli, gli apostoli furono messi a morte. Amati nel Signore, gli apostoli furono tagliati, segati per il nome del Signore. Perciò qual è la tua situazione che ti affligge? Qual è la profondità che ti fa allontanare dal Signore? Qual è la tua afflizione che ti toglie la pace nel tuo cuore? Sorella, così non deve essere, gloria a Dio. Così non deve essere, tu devi gridare di gioia. Amen, che lo Spirito Santo è nella tua vita, che lo Spirito Santo sta combattendo per te, che lo Spirito Santo sta prendendo il comando, che lo Spirito Santo è la tua destra, che lo Spirito Santo ti difende, gloria a Dio, che lo Spirito Santo è il tuo avvocato. Alleluia, noi abbiamo un avvocato presso il Padre che ci difende, fratelli, è Gesù, alleluia, è il Signore. Perciò qual è la tua situazione? Non temere più quella situazione che ti affligge, quella situazione che ti toglie la pace nel tuo cuore. Sorella, non farti togliere la pace del Signore. Sorella, non farti togliere la pace del Signore. Alleluia, oh rabatere messi, rabata rucandassa temerei. Alleluia, fratello, gioisci di gioia. Amen, gioisci, alleluia, con la forza del Signore. Amen, lo so che è molto difficile quella situazione che stai attraversando. Alleluia, ma il Signore ti dice, anche quando attraverserai le fiamme, essi non ti consumerà. Ah, barruca tabà. Alleluia, quando credono a questa promessa? Io lo credo, oh alleluia, io posso alzare le mani, credo alle promesse del Padre, credo all'intervento dello Spirito Santo, e amen, alleluia, oh gloria a Dio, quando attraverserai le fiamme, essi non ti consumerà, amen. Forse stai attraversando per le fiamme, per le acque, per le tempeste. Forse stai triste in questo momento, forse il diavolo ti ha insultato. Non arrenderti, sorella, non contendere, sorella, fratello,
Continua a combattere, che la forza del Signore è la tua gioia, gloria a Dio. Abarruca tabascia, il blosei, abrachia, alleluia, sento l'unzione, alleluia, Satana è sconfitto, Satana va via nella tua vita, Satana presto, alleluia, sarà sconfitto, abbascia, nel nome di Gesù, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù ricevi la vittoria, fratello, nel nome di Gesù, sorella, ricevi la vittoria, irrabababababa, itrochetia, alleluia, presto, Satana è sconfitto, è legato, è spaccato, alleluia, presto, alleluia, la testa del serpente è schiacciata nel nome di Gesù, e tu vedrai la potenza di Dio nella tua vita. Tu vedrai, alleluia, quella situazione che cambia. Tu vedrai l'intervento di Dio nella tua vita. Alleluia, fra poco vedrai la potenza, la manifestazione dello Spirito Santo. Arrabai, Isha Baturia, Abarruca Manderia. Alleluia, fratelli, perciò non temiamo quali sono le nostre difficoltà. E perciò diceva l'apostolo Paolo, né profondità, né altezza, amen, ci potranno separare dall'amore di Cristo. Amen, oh gloria a Dio, oh gloria, io ho la gioia ogni giorno, fratelli. A volte passo anche per le difficoltà, ma la gioia ce l'ho sempre nel mio cuore. Quando viene Satana, vuole togliere la gioia, io lo sgrido. Gli dico, ti sgrida l'Eterno, ti sgrida l'angelo dell'Eterno, Satana vai via, ti sgrido, alleluia, la forza del Signore è la mia gioia, via Satana, alleluia, perciò diglielo anche tu, a me non permettere al diavolo che toglie la pace del Signore che ha messo nel tuo cuore, fratello e sorella, non permettere a Satana, alleluia, che ti toglie la pace, non permettere quella situazione, alleluia, che toglie la tua pace, non permettere quella difficoltà che stai attraversando tolga la tua pace, non permettere, alleluia, quel deserto che stai attraversando toglie la luce del Signore nel tuo cuore, ma che la luce del Signore aumenta ogni giorno nella tua vita e nella mia vita. Che il Signore ci aiuti, amati fratelli e sorelle. Perciò vogliamo avere la vittoria. Dobbiamo, fratelli e sorelle, alleluia, implorare il Signore. Dobbiamo, alleluia, gridare al Signore. Oh, rababababa suria landeria. Alleluia. Il salmista diceva, aiutami, oh eterno mio Dio. Salvami per la tua misericordia. Amen, per la misericordia del Signore quella situazione si trasformerà in bene. Amen, anche se il diavolo, alleluia, alleluia, ti avevo cambiato per il male, quella situazione si cambierà in bene. Quanto lo credono questo? Io lo credo, amen, alleluia, io credo fermamente. Diglielo anche tu, sorella, diglielo adesso. Dì, Signore, io credo fermamente, alleluia, che tu cambierai la mia situazione in bene. Signore, difendami. Signore, tu conosci la mia situazione. Tu conosci le mie sofferenze. Io ti imploro, Signore. Io grido a te. Arrabai, scibria. Alleluia. Amen, il salmista dice, per la tua misericordia salvami. Amen. La misericordia del Signore trasforma la tua situazione. La misericordia del Signore ti salva. Alleluia, la misericordia del Signore ti fa vedere la potenza dello Spirito Santo. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria al nome del Signore. Vogliamo, gloria a Dio, ancora meditare questo verso, fratelli e sorella. Amen, nel nome di Gesù Cristo, versetto, vogliamo ancora leggere e finire questo salmo. Alleluia, sento nel cuore di andare avanti e proseguire questo salmo. Leggiamo dal versetto 23
Io me ne vado come ombra che si allunga, sono come scosso via come un cavalletta. Le mie ginocchia vacillano per il digiuno. Signore, aiutaci a digiunare. Le mie ginocchia non vacillano per il digiuno. E il mio corpo si è fatto magro per mancanza di grasso. Fratelli, vogliamo vedere le catene che si spezzano? Ve lo confermo io, perché ho visto che i miei occhi... Ho visto, fratelli, ho sperimentato. Io, vogliamo vedere che le catene si rompono? Fratelli e sorelle, vogliamo vedere quella situazione cambiare? Dobbiamo digiunare. Dobbiamo digiunare. Che il Signore ci aiuti. Amen. Vogliamo vedere, alleluia, il bene? Dobbiamo digiunare, fratelli. Nel nome del Signore. Un servo di Dio deve digiunare. Una serva di Dio deve digiunare. Amen. Gloria al nome del Signore. Fratelli, il vero digiuno, gloria a Dio, ho sentito nel cuore di dirvi questo, perché molti lo fanno con acqua. Sapete voi che molti ci sono, fanno solo con acqua, fanno con le bevande. No, fratelli, il vero digiuno senza mangiare e bere. Alleluia, senza mangiare e senza bere. Fratelli e sorelle, questo è il digiuno che è gradito al Signore. Amen. E perciò vi consiglio di fare questo digiuno nel nome di Gesù. Alleluia, che le catene si rompono. Alleluia, ogni giogo si rompe. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggiamo ancora, gloria a Dio, il versetto 25. Sono diventato per loro un obbrobrio. Quando mi vedono, scuotono il capo. Versetto 26. Aiutami, o eterno mio Dio, salvami per la tua misericordia. Amen. E sappiano che questa opera delle tue mani, mano, è che tu, o eterno, l'hai fatto. Amen. Essi malediranno, ma tu benedirai. Quando si innalzeranno, resteranno confusi, ma il tuo servo si rallegrerà. Fin qui, fratelli, mi fermo qua per la gloria di Dio. Amen. Come dicevo, fratelli e sorelle, siamo perseguitati. Anche a volte, fratelli, la Bibbia lo dice, la parola di Dio lo dice, che noi siamo perseguitati anche dai parenti. Amen. Perciò non ti meravigliare, non ti scandalizzare, fratello, sorella, se tu sei perseguitato dal tuo parente. Perché i nemici sono di quelli di casa tua. La Bibbia lo dice, i primi nemici sono di quelli di casa tua. Perciò, fratelli, se siamo perseguitati, non è un caso che ho detto questo, gloria a Dio, forse sei perseguitato dal tuo parente, forse sei perseguitato dai tuoi zii, dai tuoi cugini, tu benedirai loro, gloria a Dio. Tu non devi maledire. Tu non ti devi, fratello, gloria al Signore, alleluia, innervosire neanche. Oh, gloria, ci sono perché, lo dico questo, perché ci sono persone, a volte, Signore aiutaci, alleluia, oh, rabate, shibra, ci sono, fratelli, a volte, persone che si inorgogliscono, persone che si... innervosiscono, fratelli, scusate il termine, vanno a richiamare il zio che lo ha insultato. Tu devi pregare per lui, lui è nelle tenebre. Amen. Tu devi parlargli di Gesù. Ci sono persone, fratelli, che dicono: ma basta, io non lo parlo più di Gesù, io non lo è buono questo, perché la Bibbia dice, gloria a Dio, che non date la perla ai porci. Amen. Gloria a Dio, ci sono persone che dicono: ma io non lo voglio vedere neanche più, io non lo voglio parlare più di Gesù, perché se lo parlo di Gesù ho paura. Così non deve essere, fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti. Amen. Tu devi avere il coraggio. Amen. Anche se ti ha insultato, tu, gloria a Dio, devi parlarlo di Gesù. Amen. Anche se lui ti schernisce, anche se lui ti insulta, tu devi dire: Gesù ti ama, tu ti devi ravvedere, tu ti devi convertire. Dove andrai dopo la morte? Che fine farai dopo la morte?
tu devi avvisarlo, non devi avere paura se ti insulta o non ti insulta. Amen. Dico questo, non è un caso, se mi è uscita nella mia bocca questo, fratello, scusate, gloria a Dio. Amen. Perché ci sono fratelli, a volte, fra sorelle che sono perseguitate anche dai familiari. Non è un caso, l'ha scritta la sorella adesso, la sorella Rosy. A me è successo, fratello. Amen. Due sorelle l'hanno confermato, vedete, non è un caso. Continuate a parlare quelle anime, sorelle, nel nome di Gesù, non avete paura. Gloria a Dio, con la guida dello Spirito, quando ti dice il Signore, parla. Parla, amen. Gloria a Dio, fatti guidare dal Signore, parlate, perché il Signore non vuole nessuno che si perde, fratelli. Il Signore vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della parola di Dio e alla sua verità e alla sua grazia. A me non è un caso che, gloria a Dio, mi sono uscite queste parole nella mia bocca, fratelli. Amen. Gloria a Dio, come disse il salmista, loro malediranno, ma tu benedirai. Io mi rallegrerò, perciò non scoraggiarti, sorella, se tu forse sei stato insultato per il nome del Signore. Non, gloria a Dio, innervosirti, agitare, non ti fare, gloria a Dio, togliere la pace del Signore dagli empi, amen, dagli empi, gloria a Dio. Ma che la pace del Signore aumenta ogni giorno nelle nostre vite, fratelli, amen. Il diavolo, fratelli, è astuto, che il Signore lo sgridi, amen. Il diavolo giri intorno, fratelli, come un leone ruggente, che il Signore lo sgridi, che il Signore lo lega, alleluia, che il Signore veramente lo sgridi, fratelli. Perciò vegliamo, siamo sobri, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, non permettiamo che né profondità né situazione, fratelli e sorelle, ci tolgono la pace del Signore nei nostri cuori. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore ci insegna a pregare per loro. Amen. Per i nostri nemici il Signore ci insegna a pregare. Gloria a Dio, forse sei perseguitato, prega per il tuo nemico, sorella. Dagli da mangiare, dice il Signore, così radunerai sul suo capo carboni accesi. Amen. Gloria a Dio. Questo ci insegna il Signore. Alleluia. Vado verso la fine, fratelli. Voglio leggervi l'ultimo versetto di vittoria. Amen. Di vittoria. Questo versetto è di vittoria. Nel nome di Gesù, Romani 16:20, è scritto così, gloria al nome del Signore, ora il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Alleluia! La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi e con me. Amen. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Amen. Il Signore ci benedica abbondantemente, ci faccia vedere la sua potenza, i suoi prodigi. Gloria a Dio e ci faccia vedere le meraviglie. Nel potente nome di Gesù Cristo. Fratelli, andiamo avanti. Gloria a Dio, non temere, temere fratello, non temere sorella. Presto il Signore ti farà giustizia, presto il Signore ti difenderà dagli empi. Amen, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie Padre, parlaci nella tua parola. Grazie che tu ci hai parlato, Signore. Nel nome di Gesù, gloria al nome del Signore. Amen, fratelli, rimaniamo aggrappati al Signore. Gloria a Dio, rimaniamo aggrappati alla grazia. Aggrappati, alleluia, alla preghiera. Vegliamo e siamo sobri in ogni cosa, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo, a Dio tutta la gloria.
Amen. Grazie, Padre. Amen. Oh, Rababai. Amen. Grazie, Padre. Oh, gloria. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Grazie, Padre. Oh, Rabakute betere berechia. Irratolo borossuria. Grazie, Padre. Ibaturia. Grazie, Signore, per la tua parola. Nel nome di Gesù. Fortificami, Signore. Riempimi. Svuotami di me, riempimi di te. Alleluia, vieni nella mia vita. Prenditi il comando, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, nel nome di Gesù. Benedici i miei fratelli. Sostienili. Signore, dai vittoria al tuo popolo. Dai vittoria ai tuoi servi, alle tue serve. Signore, che la tua pace, alleluia, custodisce i nostri cuori. Nel nome di Gesù. Oh, Rabakuria. Grazie, Padre. Amen. Gloria a Dio, rimaniamo nella presenza, nell'unzione. Manda il tuo Spirito su noi. Lascia che il tuo fuoco bruci noi. Riempici di te, Gesù. Oh, Rababatore, vede che da sabataria. Mio Signore, di te ho bisogno. Io non voglio allontanarmi mai da te. Senza te non voglio andare. Solo tu, Signore, puoi aiutarmi. Alleluia. Oh, Rabakita la massica la machita. Alleluia. Io non voglio allontanarmi mai da te. Senza te io non so dove andare. Solo tu Signore, puoi aiutarmi. Amen. Oh, gloria, Gesù ti aiuta. Amen, fratello, Gesù ti aiuta. Non temere. Il tuo Spirito su noi. Lascia che il tuo fuoco bruci noi. Riempici di te, Gesù. Alleluia, mio Signore, di te ho bisogno, io non voglio allontanarmi mai da te. Grazie, Padre, senza te. Grazie, Spirito Santo, io non so dove andare. Giù di Marachebe stamattina. Solo tu, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Di te ho bisogno. Io non voglio allontanarmi mai da te. Senza te io non so dove andare. Solo tu, Signore, puoi aiutarmi. Amen. Grazie, Padre. Alleluia. Nel nome di Gesù. Amen. Solo tu puoi aiutarci, Signore. Noi confidiamo in te. Difendici dagli empici. Signore, difendi la nostra causa. Signore, difendici tu. Nel nome di Gesù aspettiamo il tuo intervento. Alleluia. Dacci la vittoria.
nel potente nome di Gesù Cristo. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie per questo messaggio, Signore, di vittoria. Nel nome di Gesù. Alleluia! Accampi gli angeli tuoi vicino a noi. Signore, che la tua pace custodisce i nostri cuori. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. A Dio tutta la gloria. Il Signore ci benedica potentemente. Amen, amen, amen. Il Signore ci benedica, amati nella grazia. Amen, amen. Alleluia.